guardai forse il Perove, quell'attraente bolla d'acqua turchese che andava muovendo, così limpida e insolita, così vivida, attraversando ritmicamente le immobili geometrie di uno stato. Non mi posi domande, signora, e mai ne ebbi timore. Ma tornai ogni giorno in quel luogo, per un anno ancora, senza che acqua o cielo potessero cangiare o di investire quella danza. Una sera poi, dal luogo della mia osservazione, scorsi rumorosa gente alla riva e ridondanza di gesti propiziatori. Impazzite randelli! E denari offerti! Come sassi scagliati! Quale idolatra prepotenza! Corsi da quella gente e chiesi il perché di tanto divenire, di tante invocazioni. Dissero: gettiamo soldi a un lume cristallino della libertà, affinché ci doni quello che più desideriamo. Ma la luce, che per oltre un anno aveva instancabilmente inondato quel luogo, ed il mio pensiero, si fece misera, finché divenne buia. Ebbi la certezza che la libertà, ed ogni suo figlio, non poteva essere acquistata da alcuna moneta, né conquistata dall'arroganza. Rimasi china sull'immobile stagno, iniqua prigione, ad attendere il vento. Grazie per questi bellissimi versi che abbiamo avuto il piacere di così colorare e sonorizzare insieme Bruno Gioventi e io, sono scritti da Cristina Codazza e quindi sono il nostro omaggio alla nostra storia.